Lucchese Salernitana 1-1 con le due squadre soddisfatte del risultato. Come quasi sempre accaduto quest'anno, ci è voluto lo zampino del bomber Paci al 160esimo gol in carriera per pareggiare il solito gol lampo proposto dalla squadra di Delio Rossi, sempre incitata dal suo caldissimo pubblico presente in buon numero anche al Porta Elisa. Al quarto Paci non colpisce al volo la sfera in area. Un minuto dopo, su angolo, incornata vincente di Giovanni Tedesco per il gol che poteva spezzare le gambe alla Lucchese, già alle prese con contestazioni varie dei propri tifosi. Ma alla mezz'ora, su insistita azione di Russo, la sfera a Paci che in diagonale batte Balli per il pareggio. Balli ha subito il quinto gol da Paci nel corso degli ultimi incontri. Poche emozioni nella ripresa con Paci e Biancone vicini alla rete al quinto e al ventiduesimo e con una pericolosissima risposta di Fini, il cui tiro dalla distanza viene respinto dal palo. Il pareggio accontenta le due squadre, da ricordare che sulla panchina rossonera la presenza di Giampaolo Piaceri, essendo decanio squalificato.